con un mercato videoludico così vasto e in costante crescita, dove ormai tutto è già stato fatto almeno una volta, dove ormai ci si copia a vicenda, gli sviluppatori di videogiochi di tutto il mondo si stanno sforzando ora più che mai per venire fuori con qualche idea originale. Si tratta di un fenomeno facilmente osservabile su Steam Greenlight, dove ormai alcuni titoli hanno preso una piega, oserei dire, fecale. Perché ragazzi, ormai la gente ha finito le idee. Proprio non hanno più idee, non sanno cosa diavolo inventarsi. Pare che alcuni sviluppatori abbiano questo in mente come prodotto appetibile al pubblico. Oggi ragazzi proveremo un gioco che si chiama Pu Flang Du. E che vuol dire Pu Flang Du? Allora, tradotto in italiano, Pu significa letteralmente cacca, Flang sarebbe un tiro tipo a colombella, Du invece è una parola messa a caso per far rima con Pu. Presente lo stronzo a punta di coltello, quello proprio così, formato a cetriolo? Così, no? E sta su Greenlight, io ve l'ho fatto vedere qualche video fa, il mese scorso mi pare, no? Però sono riuscito a reperirlo al onesto prezzo di 94 centesimi. Vediamo un po' com'è. Confesso di aver leggermente paura. Aspetta, Hu Flang Dang? Ovvero, chi è che ha tirato lo sterco? E il gioco si chiama Hu Flang Dang. E allora come mai su Greenlight è in lista come Pu Flang Du? Non ha senso, deciditi! Vedo un 6 che vola qua vicino alla O. Cliccando sul pulsante Options non succede niente. Il gioco pare essere in 5 quarti. Ironicamente cambio monitor a 16 noni e trovo un gioco che supporta solo i 5 quarti. Ti piazza così in mezzo al pratello. Allora sono una scimmia. Allora, vediamo, mi muovo con WASD. Cioè poi se premi ID si ruota proprio la visuale, così, no? E con W a quanto pare si cammina in avanti. Il problema è che non si può, oddio, non posso camminare all'indietro, con S non va, va, no, che chi è? C'è qualcuno che sta tentando di stuprarmi con una lancia. È ancora peggio di quello che sembrava dal trailer. Il che è dire tanto, ve lo assicuro. Allora, io devo capire come fare per attaccare. Come faccio a tirare la merda? Allora, con spazio... Credo, ma perché a volte lo fa, a volte no. Non so se riesco a saltare. Ok, ho raccolto una mela. Intanto il nostro carnefice si è inceppato accanto ad una siepe. Io sto ancora cercando di capire come faccio a difendermi. Ora provo tutti i tasti. Ma come cazzo si fa a giocare? Oddio! Così? Così si... fa la pipì così, che sembra una canna di bambù. Ah, much better. Ma ti piscio addosso. No, sono morto! Pezzente! No. Ma cos'è? Ma come faccio ad attaccare? Oddio! Come ho fatto? Con la F! Così un tasto così a caso che manco ti viene specificato da nulla, lo devi scoprire da te. Ah, vedi, vedi? Col mouse miri nella direzione in cui vuoi lanciare lo stronzo e poi premendo F lo lancio, vedi? E così. Ho raccolto una cipolla. Avviamoci da questa parte. Oddio, vedo un rinoceronte di là. No, ma poi è fastidiosissimo il fatto che non puoi indietreggiare. Questo è un gioco che senz'altro non sarebbe piaciuto al re del pop. Non puoi indietreggiare. Io non ho mai visto un gioco così 3D
in terza persona dove non puoi indietreggiare. Cioè, era così difficile. Senti, Mori. Tiriamo un po' di stronzi. E non li tira più! Non li tira più! Ora sì. Tutto scattoso. Si ceppa ogni cosa. Cioè, voi non avete idea. Sì, vabbè, vaffanculo. Vi attacco da qua. Eh no. No! Lizzo! Riescono a salire le scale. No, no, la fauna no, la fauna no. Io mi chiedo come debba fare un cristiano a girarsi e ad attaccare senza farsi colpire dai nemici. Ah, oddio, è sparito il cadavere. Vabbè, andiamo avanti. Quella zebra. No, no, di nuovo. Il nano no, il nano no. Bene, Lezzo! Ah, questo gioco dovrebbe chiamarsi Tifoso Simulator. Il salto mi ricorda vagamente quello di Serious Sam 3, ovvero ad altezza 1 mm. Però dovrei riuscire a progredire da questa parte, sì. Raccogliamo un'altra mela. Malisciami le mele, malisciami le mele. Come faccio ad andare lassù? Di là, devo fare il giro. Sì, però veramente. Banana. Un altro cetriolo. Ma il cetriolo sta lì che rischio di cadere di sotto. No, aspetta, ma. No, 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 merdusho! Sì, ma da capo, da capo. Se cadi, se muori, da capo. Muori. Oh, aspetta, non andiamo lassù, andiamo piuttosto di qua. Muori, 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 muori. Flavio Feci, Flavio Feci. Sono felice, sono sereno, anche se poi vomito. Forza azzurri, forza azzurri. Madonna. Che poi a volte non fa neppure l'animazione, esce lo stronzo così in modo strano, spontaneo. C'è sta. No, no! Non mi far vedere il palmicchio della mano. Il palmicchio della mano fa male, no, no, il palmicchio no. Muoviti! Ma non si muove, a volte rimane lì piantato per terra. Mori, mori, Madonna. Sì, ma non. Muoviti! Lento come il carro della merda. No, stavolta mi sta seguendo. Ma qui sta non schiatta, non schiatta. Rischio di morire. No, 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 io da capo col cazzo. Raccogliamo questa roba, queste verdure. Sì, ma mi segue, guà, guà. Non muore, non muore, non muore. Sto tirando di tutto. Madonna, no, no, dice. No, bestia, bestia. No, no, muoviti! Ti ceppa, sì, no, 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 leone, no. No, ho sbagliato tasto. Cristo! Lizzo! No, no! C'è tutti addosso! Cos'è sta roba? Cos'è sta cassa? Che cazzo sta succedendo? No! Lo sapevo! Era inevitabile! È inevitabile! Perché il sistema di comando sgretola in questo gioco! È fatto malissimo! Cioè, un conto, voglio dire, no, uno, la cosa più logica da fare sarebbe quella. Come tra l'altro in tanti altri giochi, indietreggiare e contemporaneamente sparare, indietreggiando per appunto evitare i colpi corpo a corpo. Qua non si può. Questo gioco, secondo me, potrebbe piacere a Gianni Morandi. Manco la trasparenza, niente proprio. Io vorrei tanto sapere da quale asset store hanno scaricato il pacchetto scimmia. Ecco, mori, dai, mori. No! Brutto! Equino di merda! Dai, non ti fare, muoviti, muoviti. Guarda, non va giù, che è? C'ho la pisciata. No, no, qua rischio solo di fare una brutta fine. Oh, ci sono dei nemici che sembrano non morire. Aspetta, forse, ma forse ho capito. Per poter creare sterco, devo consumare. Eh sì, devo consumare il cibo. Eh no, non è bastato, è ancora vivo. Madonna. Madonna, ma si inceppa su tutto, si inceppa su ogni singolo spigolo.
Ma ci sono mostri. Oddio! Oddio! È lo stesso mostro da Deadly Prophets! Accidenta lui! Lo stesso mostro riciclato da Deadly Prophets, ve lo ricordate? L'ho recensito qualche mese fa. Sto giro mi impegnerò a non consumare in modo sproposito le mie risorse corporee. E mori, ma 30.000 colpi, un coso. Ok. Infatti mi stavo chiedendo a cosa servisse. No, non perdere tempo. No. No, ho finito i colpi, bastardo. Dammi la mela. Dammi la mela. Eh no, un colpo solo ti dà la mela. Un colpo singolo. Perché mette la mela in un posto a trabocchetto per farti buttare di sotto? Questo gioco. Dai, l'ho presa. Dai, girati. E non si gira. No, girati. No. Distanza. Madonna, dove sei? E non muore. Madonna, qua si pianta tu, madonna. No, sto goblin, no. Ma cos'è questo? Cos'è? Oddio, cos'è? Sì. Munizioni. No, non ti bloccare. Non ti bloccare. No. Non morire. Via. Scappa. Scappa. No! Dovrei essermi rifornito, eh. Dai, mori, mori, mori. Non morire. Sì, ma si muore per forza, perché è fatto male il gioco, è fatto male. Ma la consumi tutta la merda per ammazzare un coso. Via! No, no, davanti ti pianti lì come un ceppo! Allora, siamo arrivati ad un punto che ho fatto fuori praticamente tutti i nemici, tranne queste zebre che sono innocue, mi pare, non, perlomeno non mi stanno attaccando. Ma ho finito tutti i colpi e mancano ancora un paio di stronzi da ammazzare, quindi questo gioco è fatto apposta, secondo me, è fatto apposta in modo che il giocatore, ignaro del fatto che non esiste in realtà un secondo livello, non riuscendo a finire neppure il primo, gli rimane il dubbio, no? Perché questi sono furbi, dicono facciamolo difficile, anzi facciamolo impossibile, in modo tale che un potenziale cliente non possa scoprire che questo gioco sia in effetti un livello soltanto schiaffeggiato alla di merda. Guarda, c'è sto focherello qua che non si riesce ad ammazzare. Ora ci piscio sopra. Niente, guarda, niente, cazzo di nulla. Sono rimasto bloccato, bloccato. Non mi rimane che andare lì e farmi ammazzare, perché altro non posso fare. Questo fustino di merda di un gioco proprio. Lì sotto c'è scritto livello 1, ma io non ci credo che esista un secondo livello. Qualcuno me lo dica nei commenti se esiste realmente un secondo livello di Pooflang 2. Oddio, una mela, una mela, ho trovato una singola mela. Andiamo a piazzarla in faccia a qualcuno. Morto! Oddio! Grazie a quella singola mela, alla fine ce l'ho fatta ad ammazzare questo nemico. Il problema qual è? È che secondo me questo gioco è tarlato proprio alle fondamenta. Il problema è che non ci sono dei requisiti programmati per passare di livello. È proprio un mondo piazzato così com'è e basta. Perché io ho fatto fuori tutti. Tutti tranne quella Befana, che però non posso uccidere perché non ho munizioni. Salvini, secondo te com'è sto gioco? Di merda! Dai. Brava, mi ha posato la mano in fronte e sono morto. Ragazzi, basta. Volete un commento finale per racchiudere
questa esperienza, no? Per concludere il video come sempre, dice, ma io che cazzo vi devo dire? Cosa pretendi che io dica? Questo è un abominio! Puflangdu, ercetriolo tarivencul.